Ciao Randy, da Vivo Libero. Volevo dirvi una cosa. Faccio questo video per un motivo. E adesso vi spiegherò questo motivo, ok? È un motivo che mi fa girare un po', ma veramente un po', i coglioni. Perché? Allora, io vi chiedo solo questo. Quando uno porta un bambino a scuola, giusto? A mezzogiorno il bambino si dovrebbe fermare a scuola. Se io pago un'oretta, no? Automaticamente vuol dire che pagando questa retta per il mezzogiorno, il bambino dovrebbe fermarsi a scuola, gli dovrebbero dare da mangiare, no? E dovrebbe avere già il tutto. Certo. Alcune cose, magari il piattino, la sua posatina, la sua tovaglietta, bisogna prendergliela. E sono d'accordo. Però il mangiare te lo dovrebbero dare loro, giusto? Allora, io adesso vi voglio dire una cosa. Un amico mi ha mandato tramite Facebook un avviso di farlo girare. Se voi andate sul mio profilo, Alberto Marangon, ok? Io ho condiviso questo avviso che gli hanno incollato sul quaderno al figlio, praticamente. Io non posso dirvi chi è perché non si fanno i nomi. Allora, vi leggo questo avviso. Dal giorno 3 novembre parte la refezione del comune. Si ricorda che chi non è in regola con il pagamento non può assolutamente portare il pasto da casa, chiedere di uscire in anticipo e pertanto il bambino resterà digiuno fino all'uscita dalle ore 16. Si ricorda inoltre di portare da casa piatto rigido di plastica, posate, bicchiere e tovaglietta. Questo è l'avviso. Allora, io dico solo questa cosa qua, ma porca di quella puttana, no? Se io porto mio figlio in una scuola e pago al comune il fatto del mangiare, il comune mi deve dare, deve darmi l'opportunità che il cibo gli deve essere portato a mio figlio, ok? Allora, cazzo, qui c'è scritto che praticamente se io pago la retta posso portare il cibo da casa, devo portargli il piatto, devo portare. Cioè che cazzo te la pago a fare la retta? Cosa cazzo te la pago a fare la retta? Se poi mi devo portare tutto a casa. Cioè io ti pago una retta se gli dai un servizio a mio figlio, ma se il servizio non glielo dai, no? Che cazzo te la pago a fare? Cosa cazzo te la pago a fare? Ti regalo i soldi? No, non va bene sta cosa. Non va bene, è una vergogna. È una vergogna. Cioè, praticamente, se uno non paga questa retta, no? Uno non può uscire in anticipo. Quindi vuol dire che mio figlio deve essere segregato in una scuola, no? Non può portarsi il pasto da casa, quindi vuol dire che mio figlio deve rimanere a digiuno. Allora, io ti denuncio per sequestro di persona, no? E tortura. Semplice la cosa, perché non è così che funziona, non è così che funziona. Se io mi devo portare tutto da casa, io te la retta non te la pago, semplice. E prima di tutto prendo mio figlio e cambio scuola, perché questa scuola è una scuola di merda, scusate il termine, ma di merda. È una vergogna. In Italia stanno succedendo dei casi di merda, ma veramente di merda. Bisogna cercare di far qualcosa, quindi per favore fate girare questo cazzo di video perché la gente deve sapere che cosa cazzo sta succedendo in giro per l'Italia. Veramente, è una vergogna. Grazie, ora vi chiedo scusa se mi sono un po' incazzato.
Vi voglio ringraziare comunque della visione. Per favore, vi chiedo per favore, fate girare questo video, ok? E andate sul mio profilo Alberto Maragon e vedete che io ho condiviso questo, cioè la pagina di un quaderno con questo, cioè incollata, sto avviso dal comune. Non c'è scritto di dov'è, quindi non hanno voluto dirmelo, quindi non posso dirvi di dov'è questo comune, però è una cosa che posso fare e dirvi fate girare, perché la gente, vedendo che gli arriva questo avviso a casa, capisce che il comune di cui sto parlando è quello lì e gli parte una denuncia fuori dal normale. E se c'è da firmare, firmo anch'io, non è un problema, perché della gente così non la voglio neanche vedere dentro in un comune, in un ente pubblico. Anche perché sto avendo a che fare con dei comuni veramente, ma veramente da schifo qui in Italia. Ok, io chiudo qua il vlog, vi ringrazio di tutto, per favore fate girare questa cosa, ok? Grazie di tutto, un abbraccio da Vivo Libero. Ciao grandi.